Sono stati premiati nella sede di Palazzo Vetichin da Roma i vincitori della prima edizione del premio letterario Fondo Pittori, Scultori, Musicisti e Attori Drammatici di IMSS. Dopo un'attenta lettura di decine di testi inediti, la giuria dell'istituto ha premiato Franco Casale per la sezione romanzo, Sara Piloni per la raccolta di racconti e infine Simona Piras per l'opera drammaturgica. Conferite anche 4 menzioni speciali. All'evento ha partecipato il commissario straordinario di IMSS, Micaela Gelera. Questo premio letterario nella sua prima edizione è una sperimentazione, un passaggio importante fortemente voluto dalla direzione centrale Credito e Welfare, che va nel solco di far emergere i talenti anche in ambito di scrittura. E la tematica che è stata data a questa prima edizione, solidarietà, educazione e lavoro per una pace sociale duratura, rappresentano un valore importante per l'istituto perché rappresentano l'attualità dell'istituto. La solidarietà è una solidarietà che riguarda ovviamente sia il sistema previdenziale, la solidarietà intergenerazionale per un istituto che si basa su un sistema di partizione, anche la solidarietà intesa in termini di inclusione, di favorire l'accesso alle prestazioni da parte delle persone più fragili e più in difficoltà. In secondo luogo l'educazione fondamentale dal punto di vista previdenziale per arrivare al momento del pensionamento consapevoli di quello che sarà il passaggio successivo, ma anche educazione su tutti quelli che sono i bisogni e le prestazioni che l'istituto eroga per il soddisfacimento di questi bisogni. Educazione anche in termini di formazione, di crescita professionale, di quella formazione che ti consente di accedere al terzo, non per importanza, valore descritto nel titolo dell'evento, il lavoro che dà dignità, il lavoro che consente alle donne di emanciparsi rispetto ad una situazione di fragilità, il lavoro che consente all'individuo di entrare in un tessuto socio-economico e culturale, sentirsi parte di qualcosa. La prima edizione del premio letterario del fondo PSM SAD è stata l'occasione per ribadire la vicinanza dell'istituto alla cultura, come ha sottolineato il direttore generale Vincenzo Caridi. Investire sulla cultura, sull'arte è un modo anche per stare vicino sempre più agli utenti, ai cittadini. Credo che sia un momento importante perché premiare degli artisti, gli scrittori, anche per dei premi simbolici, rappresenta la vicinanza dell'istituto al mondo, diciamo, dell'arte e dello spettacolo. Il premio letterario è stato fortemente voluto dalla direzione centrale Credito Welfare e Strutture Sociali. Il direttore Stefano Ugo Quaranta ha evidenziato la dedizione dei dipendenti impegnati nella sua organizzazione. Non solo dei dipendenti che hanno reso possibile la manifestazione di oggi, ma di tutti coloro che volontariamente si sono messi a disposizione per poter andare a scremare tutte le opere, ed erano tantissime ed erano anche ponderose, tutte le opere che l'istituto aveva ricevuto. Una cosa particolarmente per me motivo di orgoglio è il metodo con cui i colleghi si sono rapportati e il metodo e la disponibilità di tutti i colleghi della direzione, oltre che degli organi, ovviamente non posso nasconderlo, sono veramente contento e orgoglioso di ciò, di tutti i colleghi della direzione che si sono prodigati veramente oltre misura e non guardando al tempo. I tanti contributi inediti ricevuti in questa prima edizione sono stati esaminati dalla commissione giudicatrice presieduta da Andrea Simi. Abbiamo avuto naturalmente opere di vari livelli, di varie levature, però quelle che abbiamo premiato erano decisamente opere importanti, di valore, che meritano una pubblicazione, una rappresentazione. Abbiamo dovuto addirittura procedere a delle menzioni d'onore ulteriori perché oltre alle opere premiate ce n'erano altre che assolutamente andavano considerate, tant'è che c'è stato quel minimo di dialettica che c'è sempre nelle commissioni, ma alla fine ci siamo trovati tutti d'accordo su una decisione unanime. Presente all'evento anche Gianfranco Bartalotta, docente dell'Università Roma III, che ha parlato della funzione della letteratura nella società. Questo è un premio molto importante in quanto apre un sentiero anche per persone magari che sono anonime, perché non sappiamo il background culturale di chi ha presentato il proprio lavoro. Però è un bel biglietto da visita per andare avanti.